Bentornati a questa edizione del giornale del Corriere di Sciacca.it di questo giovedì 27 luglio. Il Comitato per la gestione dell'acqua pubblica Intercopa ha inviato un esposto contro l'ATI, Assemblea Territoriale Idrica, alla Procura della Repubblica di Agrigento e alla Corte dei Conti per mancato accesso agli atti, nonostante sia stato richiesto accesso agli atti per i canoni di concessione ai sensi dell'articolo 19 della convenzione stipulata con la Girgenti Acque dopo oltre 45 giorni. L'associazione non avrebbe ricevuto nulla. La richiesta era stata inoltrata il 13 maggio scorso e reiterata il 31 maggio a seguito di più specifiche indicazioni da parte della stessa ATI degli atti richiesti. Ma intanto a San Marco e Maragani i residenti reclamano ancora per la carenza idrica. L'acqua non arriva dal 16 luglio scorso e a Maragani, dopo aver incontrato l'assessore Mandracchia, ora sono intenzionati a organizzare una manifestazione pubblica di protesta. E hanno preso il via a Sciacca i lavori di messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di Levante, di Ponente e Scogliera ad est del porto. Con la previsione anche dei punti di sbarco del pescato, in esecuzione oggi un intervento di bitumatura di alcuni tratti dell'area portuale nel molo interno di Levante e la preparazione di nuovi blocchi di cemento da collocare nelle testate dei moli del porto. Le opere sono state finanziate per circa 500.000 euro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La maggioranza politica che sostiene il sindaco Francesca Valenti oggi ha fatto un intervento riguardante le problematiche di questi giorni. La maggioranza promette di risolvere il problema del traffico viario nelle zone di mare e si impegna ad assumere scelte radicali pur di garantire a cittadini e turisti aree di parcheggio pubblico, consentendo al contempo una transitabilità sicura a tutti. L'amministrazione comunale di Sciacca partecipa al bando per interventi di recupero funzionale e riuso dei vecchi immobili di proprietà pubblica, coinvolgendo le associazioni culturali, sportive e sociali, i comitati di quartiere, gli enti, le scuole, gli operatori interessati all'attuazione o fruizione degli interventi. Si tratta di un bando della Regione Sicilia con fondi europei. Gli interventi sono per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie. E infine dall'11 al 16 agosto gli ambulanti possono operare nel tratto del Viale della Vittoria che va da Piazza Friscia fino all'intersezione con la Via Valverde. Sono state deliberate 56 aree pubbliche dove gli ambulanti possono svolgere la loro attività. C'è un limite a seconda del settore merceologico, 10 posteggi sono stati destinati al settore alimentare, 6 alla vendita di piante, animali, libri, piccoli mobili, complementi d'arredo e opere d'ingegno e 40 posteggi invece al settore non alimentare. Per il momento mi fermo qui, questo è tutto, Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.